Attenti ai buoni e prima di tutti attenti alla buonissima Chiara Ferragni, l'influencer che sembrava la madre Teresa Calcutta in versione via Monte Napoleone. Tu guadagni 4 milioni di euro al mese, 40 milioni di euro l'anno. Se vuoi aiutare qualcuno, aiutalo in silenzio, perché così si fa la beneficenza vera. Un Giordano strepitoso che sbatte in faccia la realtà alla Ferragni. Quello che tu fai alle spalle, tu fai soldi con la beneficenza. Alle spalle di chi la beneficenza la fa davvero e la fa in silenzio. Perché come ci hanno insegnato i nostri vecchi, chi fa davvero del bene agli altri non si va in giro a raccontarlo. È incontenibile Giordano, un fiume in piena. Non sbandierando, perché diceva un grande economista, quando uno va in giro a vantarsi che è solidale con gli altri è perché li vuole fregare gli altri, è perché gli altri li vuole fregare. È stata scoperta, è stata condannata a una multa dall'antitrust, ora indagata dalla procura, allora solo dopo ha chiesto scusa. Lacrime di coccodrillo, quando sei stato beccato con le mani nella marmellata, anzi nello zucchero a velo, allora chiedi scusa solo perché ti conviene chiedere scusa. E poi come chiede scusa? Come? Innanzitutto dice che continua a fare ricorso, chiedi scusa e fai ricorso. E poi usa delle parole un po' strane, sentite. Mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Si possono generare degli equivoci. Gli equivoci? L'errore di comunicazione? Allora, tu prendi dei pannolo che costano 3 euro, li vendi al triplo, 9 euro, tre volte tanto, e dici, così aumentano le vendite. Prima di continuare con il video, però, vi chiedo un favore, di iscrivervi al canale. È gratis, ogni giorno troverete nuovi video, cosa aspettate? E comprate, quindi la gente fa sacrifici per pagare di più il pannolo, ma se fate sacrifici, se le vendite aumentano, aiutiamo insieme i bambini che stanno male. E poi invece si scopre che non è vero che le vendite del pannolo fanno aumentare le donazioni, perché quel poco che è stato donato, rispetto, lei prende 1 milione di cachet, quello che è stato versato è 50.000 euro, è fisso, non è che più pandori si vendono più aumentano le donazioni, no, quelle sono fisse e in più oltretutto le ha fatte l'azienda mesi prima della campagna pubblicitaria, mentre Chiara Ferragni ha dato 0 euro. E dunque a che cosa serve l'aumento delle vendite dei pandori? Servono una cosa sola, come ci svelano le mail interne dei manager. Le vendite del pandoro servono per pagare l'esorbitante cachet della Ferragni. E tutto questo lo chiami equivoco? Errore di comunicazione? Ma Chiara, che cos'hai al posto del cuore? Uno sportello bancomat?